Scusate questa voce malmessa, ma purtroppo ho ripreso il raffreddore, quindi yeah! Allora, scusatemi, ogni tanto mi partirà quel starnuto, qualche colpo di tosse, spero di no, ma c'è questa probabilità. Volevo assolutamente farvi un video perché finalmente l'ho trovata. Ho trovato la pasta magica della Squishy, della Diramix. L'ho pagata 3,50 euro, come si sa, a pezzo. Non c'era quella blu, la zaffiro che cercavo io, ma c'era solo la smeraldo. Però almeno è un modo per provarla. La proveremo insieme, vi faccio già vedere dall'esterno. È tutta bella brillantinata, molto 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 carina. E adesso vedremo un po' com'è propriamente. Guardandola così comunque mi piace la scatola, anche perché è embossata sia la scritta pasta che squishy che crystal gems. Il resto no, però queste sono embossate, quindi sono molto carine, sono brillantinate. Quindi ovviamente io non ho avuto nessun tipo di collaborazione, tutta pagata da me, però volevo provarla con voi. Quindi direi, ho già tolto la plastica, se no stavamo qui le ere. Vediamo un po' di aprirla e vediamo un po' com'è. Se ce la faccio, perché. Allora. Opla. Si presenta così. Ce n'è un po' sul tappo. Adesso andiamo a toccarla. Oh. Oh. Che bello. Adesso proviamo a toglierla dalla scatola. È tutta attaccata alle pareti, quindi dobbiamo poi. Ecco, adesso si sgancia, perfetto. Prendiamo tutto quello che ce n'è in giro. Perché probabilmente qualche bambino ha tentato di aprirla. Ecco qui, così prendiamo anche questo pezzo qui. Faccio come fa Corinne. Ho preso da lei l'idea di pulire così i vasetti, perché. Allora, appoggiamolo. Ah, che bella! Adesso vediamo un po' a scoppietta. Io che lavoro il fimo, questa è più morbida. Non è morbidissima, ma è più morbida. Adesso proverò a fare l'effetto slime, quindi a tirarla. Oh, che bello! Sì, è bellissima. Oh, è rilassante. Profuma. Profuma, ma al momento non saprei dirvi di cosa. Avendo il raffreddore sento poco. Il mio naso percepisce un profumo molto gradevole, non troppo forte, quindi io che soffro di mal di testa lo apprezzo, però è bella, oh, sentitela. Proviamo. Guardate che bellissimo colore che ha. Aspettate. Ole. Adesso la tiriamo un po', la lavoro un po' perché so che va lavorata un po'. Guardate che bella. Piena di glitter, piena, 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 piena. Questi glitter verdi, poi si allunga, eh. Si allunga, si allunga. Ah, scoppietta! Guardate che bella. È bellissima, dal vivo è molto, molto simile allo smeraldo. So che dovrebbe rimbalzare, so che rimbalza, ma voglio fare la prova anch'io sulla mia scrivania. Pronti? Facciamoci una bella palla. Wow! Rimbalza e come? Sentite come rimbalza? Fantastico! Oh, che bella, che bella, che bella, che bella! Oh! Ma è fantastica, scoppietta. Oh, com'è bella da lavorare.
Certo, non è uno slime, quindi non si tira all'infinito, però si tira bene. È plasmabile, è bella. Ed è rilassante, è vero. Sono quelle consistenze per farvi capire che non sono troppo molli e quindi non avete divertimento nel lavorarle, ma neanche dure come sono i miei panetti di film ultimamente, che per usarli prendete usare col martello pneumatico fra un po'. Quindi è bella da lavorare, vedete? Si intreccia. È bella da lavorare, è bella da giocarci, è bella da sentire sulle mani. Oh, quando siete arrabbiati, questo va bene perché la prendete, la stritolate. Vedo più ci vuole da stritolare, vedete? E poi sì, si attacca un po' alle mani, ma poi viene via, vedete? Io non ho colore sulle mani, non ho glitter sulle mani. No, fantastico. Che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella. Ecco, non li comprerei 12.000 perché non saprei cosa farmene, però uno sì, ho voluto comprarlo, ho voluto provarlo. Adesso è il mio antistress. Cioè, quando torno dal lavoro stressata la prendo e poi la uso come pallina rimbalzina. La prendo e la faccio rimbalzare continuamente, come se giocassi a basket e almeno mi rilasso. Prendo a pugni questa. Ah, oh, che bella. Vabbè, dai, basta, se no vado avanti 8 anni. E non volevo fare un video troppo lungo. Adesso la stendiamo un po'. Ovviamente so che va chiusa bene perché tende a non seccare, però noi la chiudiamo bene. Così non si secca più. Con questa anteprima io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Se vi sono piaciuta, se vi è piaciuto il piccolo spezzone di video che vi ho portato, che è un video brevissimo, della pasta magica. Fatto una mini recensione, chiamiamola così, lasciatemi un bel like a questo video. E se invece siete nuovi, qua sotto c'è il pulsantino iscriviti, alla fine del video qua cliccateci, fate parte della mia famiglia sciabbosa. Ciao!